Ma torniamo ai veri scienziati. Fenomeni di un carattere puramente obiettivo, dice Aksakov, si impongono all'investigazione e alla spiegazione dei rappresentanti delle scienze esatte. Ma gli alti sacerdoti della scienza, di fronte ad una questione così semplice in apparenza, sono totalmente sconcertati. L'argomento sembra avere il privilegio di costringerli a tradire non solo il più alto codice della moralità, la verità, ma anche la suprema legge della scienza, l'esperimento. Essi sentono che vi è sotto di ciò qualche cosa di troppo serio. I casi di Hare, Crookes, De Morgan, Varley, Wallace e Bulruff creano un panico. Essi temono che, se appena concedono un passo, dovranno cedere l'intero terreno. I principi venerabili della loro antichità, le speculazioni contemplative di un'intera vita o di una lunga linea di generazioni sono messe a rischio su di una sola carta. Di fronte ad esperienze come quelle di Crookes, della società dialettica, di Wallace e del professor Hare, che cosa possiamo aspettarci dai luminari della nostra erudizione? Il loro atteggiamento verso i fenomeni innegabili è, in se stesso, un altro fenomeno. È semplicemente incomprensibile, a meno che non ammettiamo la possibilità di una malattia psichica non meno misteriosa e contagiosa dell'idrofobia. Pur non pretendendo onori per la nuova scoperta, proponiamo che sia riconosciuta sotto il nome di psicofobia scientifica. Essi dovrebbero aver imparato a quest'ora, nella scuola, di un'amara esperienza, di potersi fidare solo fino ad un certo punto dell'autosufficienza delle scienze positive, e che finché rimane nella natura un solo mistero inesplicato, la parola impossibile è pericolosa per coloro che la pronunciano. Nella Researches of the Phenomena of Spiritualism, Crookes sottopone alla scelta del lettore 8 teorie come spiegazione dei fenomeni osservati. Queste teorie sono: prima teoria, i fenomeni sono tutti risultati di trucchi, di astute azioni meccaniche e prestidigitazione. I medium sono impostori e gli assistenti degli sciocchi. Seconda teoria. Le persone di una seduta sono vittime di una sorta di mania o di illusione e immaginano che avvengano fenomeni i quali non hanno una vera esistenza oggettiva. Terza teoria. Tutto l'insieme è il risultato di un'azione cerebrale conscia o inconscia. Quarta teoria. I fenomeni sono il risultato dello spirito del medium, forse in associazione con gli spiriti di alcuni dei presenti o di tutti. Quinta teoria. Sono azioni di spiriti malvagi o demoni che personificano coloro o quello che vogliono per minare la cristianità e rovinare le anime umane. Teoria dei nostri teologi. Sesta teoria. Sono azioni di un separato ordine di esseri viventi su questa terra, ma invisibile ed immateriale per noi. Tuttavia, capaci di manifestare talora la loro presenza, conosciuti in quasi tutti i paesi e in tutti i tempi come demoni, non necessariamente cattivi. Gnomi, fate, coboldi, elfi, spiritelli, puk, eccetera. Ed è una delle opinioni dei cabalisti. Settima teoria. Sono azioni di esseri umani defunti. Teoria spiritista per eccellenza. Ottava teoria, quella della forza psichica, un'estensione delle teorie quarta, quinta, sesta e settima. La prima di queste teorie, essendo stata dimostrata valida solo in casi eccezionali, sebbene disgraziatamente ancora troppo frequenti, deve essere scartata perché non si può praticamente applicare ai fenomeni stessi. Le teorie seconda e terza sono le ultime trincee in rovina della guerriglia degli scettici e dei materialisti e, come dicono i giuristi, ad hoc sub iudice lis est, ovvero la contesa non è ancora finita. Così in quest'opera possiamo occuparci solo delle 4 rimanenti, di cui l'ultima, l'ottava, è, secondo Crookes, solo una necessaria estensione delle altre.
Possiamo vedere quanto un'opinione, anche scientifica, sia soggetta all'errore se solo confrontiamo i vari articoli sui fenomeni spiritici dovuti alla penna di questo scienziato, apparsi fra il 1870 e il 1875. In uno dei primi leggiamo: il sempre maggiore impiego di metodi scientifici promuoverà osservazioni esatte ed un maggior amore per la verità fra gli studiosi e produrrà uno stuolo di osservatori che toglieranno di qui il residuo senza valore dello spiritismo per versarlo nello sconosciuto limbo della magia e della necromanzia. E nel 1875 leggiamo, con la sua stessa firma, minute ed interessantissime descrizioni dello spirito materializzato Katie King. È difficile supporre che Crookes sia rimasto per 2 o 3 anni consecutivi sotto influenza elettrobiologica o allucinazione. Lo spirito appariva nella sua stessa casa, nella sua biblioteca, sotto le prove più rigorose e fu visto, sentito e udito da centinaia di persone. Ma Crookes nega di aver mai preso Katie King per uno spirito disincarnato. Allora, che cos'era? Se non era la signorina Florence Cook, e la sua parola è per noi una sufficiente garanzia su questo, non poteva essere che lo spirito di uno che era vissuto sulla Terra o uno di quelli che rientrano direttamente nella 6ª teoria delle 8 che l'eminente scienziato presenta alla pubblica scelta. Deve essere stato uno delle classi dette fate, coboldi, gnomi, elfi, eccetera. Sì, Katie King deve essere stata una fata, una titania, perché solo ad una fata può essere applicata propriamente la seguente effusione poetica citata da Crookes nel descrivere questo meraviglioso spirito. Leggiamola. Intorno a sé ella creava un'atmosfera di vita. La stessa aria sembrava più leggera nei suoi occhi, tanto essi erano dolci, belli e pieni di tutto ciò che possiamo immaginare nei cieli. La sua irresistibile presenza faceva sentire che non sarebbe stato idolatria inginocchiarsi. E così, dopo aver scritto nel 1870 la sua severa affermazione contro lo spiritismo e la magia, dopo aver detto che ancora in quel momento egli considerava tutta la faccenda una superstizione o almeno un trucco non spiegato, un'illusione di sensi, Crookes nel 1875 chiude la sua lettera con le seguenti memorabili parole. Immaginare, dico, che la Katie King degli ultimi 3 anni sia il risultato di un'impostura fa più violenza alla nostra ragione e al nostro senso comune che credere che sia quello che lei stessa afferma di essere. Questa ultima affermazione dimostra inoltre in modo conclusivo che nonostante la piena convinzione del Crookes, la personalità che chiamava se stessa Katie King non era né la medium né una sua complice, ma una forza sconosciuta di natura che, come l'amore, si fa beffe delle serrature. Ed anche che, sebbene questa specie di forza sconosciuta fino allora fosse divenuta per lui non un'opinione, ma un'assoluta certezza, l'eminente investigatore persisteva a non abbandonare fino all'ultimo il suo atteggiamento scettico verso il problema. In breve, egli credeva fermamente nel fenomeno, ma non poteva accettare l'idea che si trattasse dello spirito umano di qualche defunto. A noi sembra che, per quanto riguarda il pregiudizio pubblico, il Crookes risolva un mistero creandone un altro più profondo, obscurum per obscurius. In altre parole, respingendo il residuo senza valore dello spiritismo, e il coraggioso scienziato si immerga lui stesso, senza paura, nel limbo sconosciuto della magia e della necromanzia.